Sedotti da Dio. Nel capitolo che leggeremo fra poco, Don Minutella ricorda ai sacerdoti che sono investiti da Dio di una missione profetica e che non devono impaurirsi, scoraggiarsi e arretrare se ciò implica persecuzione ed emarginazione da parte del mondo. Don Minutella non esprime qui e nei suoi libri unicamente dei principi morali e dei concetti teologici astratti da seguire, ma li incarna nella sua personale esperienza di vita sacerdotale. Li attualizza concretamente, vivendo con responsabilità, dedizione e fervore ciò che predica. Questo è ciò che manca alla maggioranza dei pastori di oggi, che preferiscono adagiarsi nelle sicurezze del proprio quieto vivere, limitandosi a predicare moralismi astratti, senza però mettere in pratica quello che predicano e soprattutto senza mai esporsi e scendere in campo contro il diktat che regna oggi nella falsa chiesa governata dal cardinal Bergoglio, che si oppone gravemente al bimillenario insegnamento cristiano-cattolico, mettendo in dubbio la vera fede, la vera dottrina e perfino l'unicità salvifica di Gesù Cristo. Oggi più che mai, i sacerdoti devono invece annunciare al mondo la fede in Gesù Cristo, unico Salvatore, vero Dio e vero uomo, seconda persona della Santissima Trinità, per rispettare la dignità della loro chiamata e missione. Potessero tutti i sacerdoti trovare il coraggio di uscire dalla sterile inerzia, attingendo forza dall'eroismo dei santi, seguendo l'esempio di Don Alessandro Maria Minutella, che difende con ardore la verità anche a costo della persecuzione e della vita. Don Minutella, attraverso questo libro, Sedotti da Dio, offre ai sacerdoti, in umile e generoso spirito di servizio, delle profonde e toccanti meditazioni spirituali che aiutano a riaccendere nei cuori un rinnovato ardente zelo apostolico. Anche un altro libro scritto da Don Minutella, intitolato Pietro, dove sei, è estremamente prezioso per i sacerdoti e per tutti i fedeli, perché sviscerando in profondità, attraverso un'analisi esaustiva ampiamente documentata, le cause dell'attuale crisi della Chiesa, sprona a reagire e liberarsi con coraggio dalle spire serpentine di un governo eretico che la sta soffocando. Chi volesse ricevere i libri scritti da Don Minutella può contattare la segreteria di Radio Domina Nostra al seguente numero: 347-611-4667, ripeto, 347-611-4667. La Santa Vergine, la nostra Sacra Generalissima, benedica e ricompensi quanti l'aiuteranno a diffondere questi libri, per incoraggiare i sacerdoti e i fedeli a difendere il nome di nostro Signore Gesù Cristo e a salvare l'identità della Chiesa da Lui fondata. Riprendiamo la lettura del libro Sedotti da Dio, dal capitolo 11 a pagina 201. Il profeta e la parola tradotta. Dio dunque vuole liberare le anime dal peccato di idolatria per consentire loro di avere la grazia che salva dalla morte eterna, giacché è trasgredito il primo comandamento. Per questo invia Geremia e per questo egli deve ora imparare a conoscere la controffensiva dei poteri mondani che von Balthasar definiva anticristici. La domanda che ora vorrei porre è: ma la profezia è soltanto un carisma che non appartiene costitutivamente al nostro ministero sacerdotale oppure lo investe in modo del tutto profondo? Fermiamoci ancora un po' su questo rilievo. Tommaso d'Aquino,
afferma che la profezia è la visione di una verità soprannaturale. Quando la parola di Dio raggiunge il profeta, questi viene visitato da una percezione soprannaturale della realtà. Insomma, vede la situazione dalla parte di Dio. Ovvio che questo comporta sofferenza, perché nella stragrande maggioranza delle anime, ciò è frutto della mia stessa esperienza pastorale, il cosiddetto sensorium Dei, come lo chiamava San Bernardo, traducendo il termine greco esthesis adoperato da Origene, e cioè la percezione di Dio, quella intuitiva e immediata, è pressoché sopita o del tutto assente. Realmente ho conosciuto solo pochissime anime che vedono la realtà con gli occhi di Dio, dalla parte di Dio, e sovente sono quelle che soffrono di più e vivono ai margini. La massa vive nella doxa, cioè dell'opinione corrente, che i media contribuiscono a formare. Ora, noi preti, come vediamo le cose? Sappiamo leggerle dalla parte di Dio? In questo modo, cioè dalla parte di Dio, noi diventiamo profeti. Come si sta dalla parte di Dio? Certo, non è facile, ma per noi è una questione decisiva. Vedere le cose dalla parte di Dio significa esercitare il discernimento attraverso una preghiera continua, un confronto serrato con la parola di Dio, un faticoso lavorio interiore della coscienza. Spesso però questa posizione crea una certa solitudine, una perdita di consenso, un crollo degli applausi. Tornando a Geremia, egli in fondo non sa che cominciare a sperimentare la solitudine rispetto ad una massa del tutto omologata al regime idolatra e ipocrita gestito dalla classe dirigente è difficile. Più avanti il profeta dirà a Dio: «Non mi sono seduto per divertirmi nelle compagnie di gente scherzosa, ma spinto dalla tua mano sedevo solitario». Egli possiede ormai questo sguardo dalla parte di Dio e non può più fingere gli apparentamenti di cui la massa, quando è immersa nel peccato, vive senza accorgersene. Si realizza così il fatto che la vita stessa del profeta diventa un segno di contraddizione per l'insolente governo della menzogna. Ed è destinato alla solitudine esistenziale, spirituale e di pensiero. Ma proprio in questa solitudine egli sperimenta maggiormente la presenza di Dio. Forse tutto questo ha qualcosa in comune con il nostro ministero della parola. Benedetto XVI ha sviluppato l'intima connessione nella vita del prete tra parola e sacramento. Egli ha scritto che ministero profetico e ministero sacerdotale si fondono in unità. Come Geremia, il sacerdote è un uomo del tutto afferrato da Dio e inviato a predicare la sua parola. Il sacerdote, scrive ancora Benedetto XVI, deve essere un uomo che vive la sua vita a partire dalla parola, che ne è imbevuto, che ha familiarità con essa, e deve anche trovare concretamente in questa parola la base su cui edificare la sua esistenza. Solo così, solo quando la vita del prete è imbevuta della parola, egli potrà far fronte in modo profetico alle molte sfide del mondo. Anzi, egli stesso diventerà profeta. È molto significativo l'accento posto da Benedetto XVI a riguardo del rapporto con la parola di Dio da parte del prete. Non si tratta anzitutto di un rapporto accademico,
quasi come se fossimo degli studiosi aristocratici e solitari della scrittura, ma di un rapporto piuttosto di alleanza, sponsale, colloquiale, in modo che divenga il roveto ardente dal quale risuona la voce che chiama anche lui e proprio lui. Un rapporto dunque vitale, che tuttavia, quale secondo aspetto, non toglie il primato nella stessa vita del prete all'Eucarestia. Un retto e sano rapporto del prete con la parola riuscirà a renderlo soprattutto un prete del tutto afferrato dalla presenza reale del Signore, sia mediante la messa quotidiana, vero e fondamentale atto che lo costituisce sacerdote, sia nelle soste dinanzi al Signore, mediante le pratiche da sempre raccomandate dal Magistero ordinario e straordinario, dell'adorazione eucaristica e della visita a Gesù presente nel tabernacolo. Benedetto XVI trae le conclusioni del rapporto del prete con la parola, conclusioni che facciamo nostre proprio pensando all'esperienza del profeta Geremia. Anzitutto, la parola implica che il prete non porti avanti alcunché di proprio. Non è prete per l'attuazione delle proprie idee. Al contrario, egli deve giungere a un vero atteggiamento disinteressato. Geremia ha conosciuto questo processo di spoliazione radicale. Egli ha dovuto del tutto rendersi disponibile al disegno di Dio. Così il prete non dovrà annunciare la parola solo secondo ciò che egli piace, tagliando di qua e di là e facendo sconti alla radicalità del messaggio. Noi dobbiamo comunicare tutto il messaggio, scrive il Papa, proprio come ha dovuto fare Geremia. E non dobbiamo temere che l'annuncio, soprattutto quando riesce sgradevole, ci ponga in opposizione allo spirito del tempo. Geremia, pur con tutto il travaglio personale, è riuscito nella missione, ha annunciato la profezia e ha pagato di persona. Non c'è altra strada perché la parola di Dio rimanga contemporanea, cioè non soggetta alle manipolazioni delle ideologie imperanti e perciò libera. Questa contemporaneità della parola con chi l'annuncia e perciò stesso con gli uditori è un problema che ha sviluppato il filosofo cristiano Kierkegaard. Solo quando l'annuncio si rende trasparente, la parola non è più roba del passato, ma esperienza contemporanea. Grava proprio su di noi preti, sul nostro grado di adesione alla parola di Dio, la possibilità che anche per l'uomo postmoderno la voce di Dio rimanga trasparente, ma per questo dobbiamo essere pronti a pagare di persona. Spesso penso ai tanti preti, diversi dei quali gesuiti e anche vescovi, che in America Latina a partire dagli anni 60 hanno sposato in modo entusiastico l'ideologia marxista, battezzandola come teologia della liberazione. Diversi di loro hanno perduto la vita. Il loro tentativo è stato però fallimentare sul piano pastorale, perché non hanno avuto a cuore la trasparenza del Vangelo, ma con un inquinamento senza precedenti, un suo surrogato ideologico. Solo la pagina dei Cristeros messicani, per quanto anch'essi con le armi in mano, è diversa, perché la loro resistenza non aveva alcun aggancio ideologico con i temi marxisti di rivoluzione e lotta classista, ma un'unica, cristallina e fresca volontà di difesa della fede cristiana, anche se in forma popolare. Il nostro compito, dunque, di traduzione della parola di Dio nella contemporaneità deve anzitutto essere quello di una vigilanza estrema
perché non la si confonda con l'apparentamento, con le mode del tempo. Quanto è rimasto del tentativo post-illuministico di una teologia liberale e che cosa ancora di una teologia marxista e politica e che cosa di una teologia modernista? Il Vangelo deve essere custodito in noi come una sorgente sempre limpida, senza tentativi di inquinamento ideologico. Con la nostra testimonianza umile, con un'esistenza veramente povera e casta, obbediente, noi riusciamo a convincere i fedeli che la parola di Dio merita ascolto. È un doppio lavoro di traduzione, come conclude Ratzinger. Noi dobbiamo farci tradurre nella parola per poter tradurre in noi ciò che vi è in essa. Soltanto in questa disponibilità del prete a lasciarsi ogni volta mettere in discussione dalla parola accadrà quanto stiamo vedendo in Geremia. La parola può diventare attuale e con ciò anche mettere in crisi l'oggi.